Bella ragazzi, qui Raptor e oggi ragazzi finalmente sono tornato dopo penso un bel mesetto che non facevo più video e sono veramente contento di essere di nuovo qui a portarvi questi bei video di COD e GTA perché veramente ragazzi quando non riesco a farli che sono sempre incasinato con il lavoro e robe varie. Mi sento veramente la mancanza di fare questi video perché è una passione che nessuno penso riuscirà mai a togliermi perché anche quando sono incasinato col lavoro ogni tanto ci penso, ma perché non riesco mai a fare un video per il canale o una roba che veramente mi piace fare e niente, non c'è un cazzo da dire, è una cosa che veramente mi mette lì, anche se dovessi metterci solo mezz'ora di tempo a editare, che quella mezz'ora lì di tempo non riesco mai a trovarla, ma è una cosa che veramente mi rende felice di portarvi di sempre più video e così, diciamo. Che dire, ragazzi? Non so se è un mese o se è di meno, o se è di più che non metto più video, però finalmente, come avete visto, sono tornato a portarvi questa mia partita vecchia di Call of Duty Advanced Warfare. La mappa non me la ricordo più perché ormai penso che alla play, come sei video, non ci ho più giocato per tipo un mese e mezzo, perché anche quando facevo i video prima che andavo offline per questo piccolo periodo, ho sempre messo video già registrati che avevo nell'archivio del computer perché non ho mai avuto del tempo per giocare, diciamo. E vi ho portato questa bella partita che ho trovato in data il 3, quindi sì, un mese fa. Il terzo mese, un mese fa, e ho trovato che ho fatto un bel punteggio alla fine, anche se non si vede perché si vede che non ho il registratore HDPVR, il 2, quello lì che registra sulla Play 4, e uso solo il registratore della Play, quello che c'ha il tastino da schiacciare sul joystick, e in pratica non mi ha fatto vedere il risultato finale. Comunque è una bella partita in cui non ho camperato neanche tanto, anche perché su sto cazzo di gioco ben tutti sapranno che non puoi camperare perché ogni ammazzi uno te ne arrivano tre dall'alto, ed è anche per questo che ci gioco veramente poco e preferisco giocare un casino a Call of Duty Ghost. Infatti gli ultimi video, se non mi sbaglio, li ho sempre messi su Ghost, a parte forse uno su qui Advanced Warfare. Vi devo dare una bella notizia e una cattiva notizia, ragazzi. Allora, iniziamo da quella brutta. Quella brutta è che non so se molti di voi lo sapevano che io avevo fatto truccare la PS3 per avere tipo i soldi infiniti su GTA 5 o fare la challenge lobby su MW3. Però, ragazzi, mi sembra, se non mi sbaglio, ormai saranno 3-4 mesi fa, proprio da quando avevo iniziato a dire che la PS3 non mandava più, che avevo fatto l'aggiornamento normale della Sony, che non avrei mai dovuto fare perché avendo il jailbreak dentro nella Play, se fai l'aggiornamento normale ti si inchioda. E infatti è quello che è successo. Il problema è che ho provato a portargliela a quel mio amico che me l'ha truccata, che mi ha messo dentro il jailbreak e il Fireman. Non chiedetemi come cazzo si fa perché non so neanche da dove iniziare. Comunque gliel'ho portata da quel mio amico e mi ha detto che molto probabilmente mi è andata a fare in culo la Play perché ho bruciato qualche sistema interno perché l'aggiornamento non è riuscito, diciamo, non è riuscito ad installare, e in pratica mi legge qualsiasi DVD e robe varie, però appena metto un gioco per giocare anche soltanto la campagna non me li apre. Pensavo fosse il lettore, ma è proprio l'aggiornamento che me l'ha briccata. Adesso il problema è che io, cazzo, volevo mettere qualche bel video di Ghost, però no, più che altro di Ghost volevo mettere qualche video su MW3 perché c'è ancora un bordello di gente che gioca, anche se c'è un casino di challenge lobby, però quello ormai si sa che tutti i giochi migliori sono rovinati da quei test di cazzo che fanno la challenge lobby online, almeno io le facevo in privata, però quello lasciamo stare. Ognuno può fare quel cazzo che c'ha voglia, io sto solo dicendo un mio pensiero. Comunque, volevo fare qualche video su MW3, però non ho più la Play 3 e adesso sinceramente non so se comprare la Play 3 che costa sulle 170-180 nuova o se prendere l'Xbox One. Però, raga, l'Xbox One, anche ho capito che lavoro e tutto, però cazzo, l'Xbox One costa una barca di soldi. Perché ho fatto la cazzata da prendere la Play
cioè, non è che ho fatto la cazzata, penso che ci sia solo quella lì. Ho preso quella PS4 lì che non è un terabyte, è 500 giga. Però cazzo, aumentano qualità e aumentano tutto. Però ogni aggiornamento che fanno tra GTA 5, tra Far Cry 4 che ho preso anche quello, tra Advanced Warfare e tutti i cazzi, mi sono occupato quasi 300 giga di aggiornamenti solo per quello. Quindi c'ho ancora dentro poco spazio, c'ho solo 4 giochi. Io non immagino la gente che magari c'ha 20 giochi per la PS4 e non può più fare un cazzo perché l'ha presa la 500 giga. È ben per quello che vi stavo dicendo che l'Xbox adesso hanno fatto quello da 1 terabyte, con che c'è su anche la mimetica di Advanced Warfare. Però quello lì mi sembra che viene sulle 400-500 euro e sono un po' tantini, perché anche sì, io dovevo pensare anche a comprarmi quel cazzo di registratore dell'HDPVR2, perché sono sempre una menata a registrare qui sulla PS4, perché come tutti sanno se l'hanno già usato, c'hai quel tastino lì che appena schiacci ti registra i 15 minuti precedenti. Però se sei dietro a registrare un video di mezz'ora, perché sei dietro a fare un live o sei dietro a fare uno streaming, è un cazzo di casino, perché dopo devi andare a prendere i pezzi, magari alcuni pezzi che doveva registrarti non te li ha salvati perché hai passato il quarto d'ora e ti inculi, ed è un bel casino. Comunque adesso devo vedere bene se cercare un Xbox 360 e se 360 un Xbox One usato, o se prendere la Play 3, o se prendere quel cazzo di registratore e continuare ancora un po' sulla Play 4. Perché se continuo sulla Play 4, raga, io penso che metterò video su Ghost, su GTA e qualche real life, che ho visto che anche quando faccio i real life o della mia vita sociale così, della casa o in macchina così, vi sono piaciuti molto e spero che se li faccio ancora che sia di vostro gradimento. Comunque, volevo dirvi un'altra la notizia, quella... Allora, non mi ricordo più se ho detto la notizia buona o quella cattiva. Allora, la notizia buona... Ah, sì, la notizia buona, raga, è che mi è tornata la connessione, perché io, Euro, per chi ancora non lo sa, comunque 2 settimane fa, o forse meno, forse 1 settimana e mezza fa, mi è arrivato il messaggio per email, perché Euro, in pratica, sia per effettuare i prelievi dei soldi che gli deve pagare o al mese o bimestrale o per aggiornamenti, te li manda tutti per posta elettronica i messaggi. Non è che ti chiamo o ti manda bolletta a casa, sono tutti per posta elettronica. In pratica 1 settimana e mezza fa mi è arrivato il messaggio che finalmente hanno fatto quella manutenzione sulla connessione che era stra scarsa, e c'è scritto che il servizio restava inattivo dal mezzanotte fino alle 7 del giorno dopo, che erano quelle 6-7 ore lì. E da quando hanno fatto quella manutenzione, adesso sì, se attacco 3 o 4 cose, tipo il telefono, il computer e la PS4 insieme, alla PS4 non riesce a giocare bene perché lagga. Ma rispettivamente a prima, se usi solo la PlayStation 4, ad esempio io ho la 20 mega, su 20 me ne arrivano 19, non come prima che su 20 me ne arrivavano 2-3. E non riuscii a fare un cazzo e pagavi una mazzata al mese per niente. Perché ho anche chiamato un casino di tecnici, ma dicevano che finché non facevano la manutenzione all'antenna dove abito io, non cambiava un cazzo. E allora lì mi erano girati un po', diciamo, i marones, possiamo dire, dai. E adesso che la connessione mi è ritornata, non ho più problemi per giocare e neanche per caricare i video. Vabbè che prima, anche se la connessione era scarsa, per caricare i video riuscivo, perché non era l'upload che non andava, ma era il download che non ricevevo. Perché da upload io da contratto dovrei avere 2 mega e ne ho sempre 2 mega, se non di più, 2 mega e mezzo di upload. Infatti a caricare i video più o meno di... Adesso che questi qui della Play pesano un pochettino di più, mettete che un video di, che ne so, un quarto d'ora dura 1 giga e 200 megabyte, io più o meno in 1 ora o 70 minuti lo carico. Invece quando avevo la connessione di Fastweb, che era una 7 mega normale senza la fibra, una connessione normale con 0,30 di upload, se dovevo caricare un video di 1 giga ci mettevo 6-7 ore, quindi sono già 6 ore e mezza in meno. E invece però quello che non andava quando c'avevo la connessione scarsa era il download, che su 20 mega ne avevo solo 2 e te pagavi in pratica il triplo per non ricevere un cazzo. E ho fatto ben 3 mesi così, anche per quello che non caricavo video. Comunque sia, prima di concludere il video voglio dirvi una cosa, ragazzi, che purtroppo
Non vi aspettate che riesca a mantenere il ritmo di un video, due video al giorno, perché per chi non lo sa, io lavoro come meccanico d'auto officina, faccio quasi 10 ore al giorno, pure il sabato, e veramente è impossibile per me. Gli unici giorni che riesco a preparare due o tre video in un giorno solo è la domenica, così che potrei postarveli in vari giorni alla settimana, ma spero che mi capiate che è veramente difficile perché non ho il tempo, perché penso che sappiate anche voi che a fare un video come si deve, senza metterci su un commento e una cazzo di intro proprio alla cazzo di cane, ma almeno aggiungere qualche dettaglio, ci vuole un'ora di rendering. Tra il commento, un'ora di rendering e il caricamento che devi stare lì a mettere tutto, sono quasi 2 ore e mezza, 3 ore solo per un video e purtroppo raga il tempo non ce l'ho. Comunque, se vi è piaciuto questo bel video e il mio ritorno, lasciate un bel mi piace, un bel commentino, seguitemi anche su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!